Io sono Salvioli Orazio, ho lavorato alla Lamborghini e ho iniziato nel 67. All'inizio, sinceramente, cominciai col motore dell'Offshore, classe 1. Abbiamo fatto il mondiale per 4 anni e poi dopo ci siamo messi a lavorare sulle autovetture, che erano anche più congeniali a noi, anche nella zona, anche per la vicinanza con la fabbrica. Mi ricordo che davo il gas a questi motori marini da 1000 cavalli e ero lì che tiravo la leva, perché c'avevo una leva sopra per accelerare. Bom, bom, bom! In Lamborghini facevo il capo reparto in assistenza ai clienti, e si faceva le riparazioni nelle macchine che venivano vendute. I colleghi erano tutti bravi, però c'era un collega che andava fuori e poi andava in giro, e invece di star fuori il tempo necessario per fare un collaudo, stavo fuori magari mezz'ora, tre quarti d'ora. Questa è l'assistenza del 75-76. Vediamo, Valentino. Beh, io sono cresciuto con Orazio nel reparto assistenza ai clienti, dove lui era il responsabile tecnico. Ho imparato a fare il meccanico con lui e poi piano piano nel tempo sono diventato, anche provavo le macchine, sono diventato collaudatore. Perché lui, quando prendeva la macchina, stava fuori finché gli pareva. Io gli dicevo, una macchina per provarla basta andare in fondo alla via. Ci piace restaurare questo tipo di auto, cercare di mantenere l'originalità anche con qualche piccolo difetto che c'era allora, però perché fa parte della storia della vettura. E quando si fanno i restauri di queste vetture, l'esperienza e la conoscenza sono attrezzi indispensabili. Il fatto di Orazio e della generazione sua che ha seguito dà una certa garanzia, perché l'esperienza che abbiamo acquisito in quegli anni è stata trasferita al figlio ed è stata trasferita al nipote. Mi piace cercare il dettaglio, mi piace trovare il bullone originale, guardare un po' le cose che gli altri non vedono. Insomma, le varie marche, cercare la raffinatezza più possibile. Soprattutto quando metti il motore in moto dentro la macchina la prima volta, dici, ce l'ho fatta, anche questa volta ho resuscitato un morto, diciamo. Quando pensi e riguardi la foto di come è arrivata e la vedi andare via sulle sue ruote, per me è un'emozione indescrivibile.
sentire la sensazione dell'accelerazione che mi schiacciava contro il sedile, io ero molto piccolo e quindi non vedevo fuori, sentivo solo questa sensazione di velocità. Ho detto: cosa vuoi fare nella vita? Io voglio fare questo, voglio andare veloce, voglio sentire il motore che mi spinge. Quello che è l'aspetto un po' più difficoltoso è di mantenere questa conoscenza e di prolungarla nel tempo in modo che possa durare per sempre, vorrei dire. No, ma l'avevo già inclinato. Due dita, eh? Grazie. No, e Molinari, me e Gianni. No, Savioli era Scuderi. E poi dopo Poltronieri Silva, sì, Sinatra, c'era Chilli, Poltronieri, Corra Petra. Sì, questa è lo sporco, vuol dire che lavoravo molto, e questo è Davide. Dei primi Conto Scolturbo. Vediamo se c'è delle foto interessanti. Un turbo vero e un turbo falso. Un turbo vero? Questo è un francese. Ma ho fatto fare dallo spintero.